Eder. Mech. Pallister. Gentili ascoltatori, buona giornata da Scienze di Valocchi. Oggi per la quarta o quinta volta vengo qui in via Carlo Poma 2 a non per snocciolinare ciò che successe appunto quel 7 agosto del 90, ma per cercare di dire ciò che ritengo che non è mai stato detto. Da ciò che ho potuto constatare, e parto proprio da questo cancello, quel giorno, quel pomeriggio del 7 agosto del 90, Simonetta è entrata da questo cancello, ma non il suo assassino. Il suo assassino non è entrato da questo cancello. È entrato sicuramente da un altro cancello. Questo vuol dire che conosceva lo stabile? Non credo. L'omicidio di Simonetta Cesaroni ritorna, a mio parere, un omicidio di natura sentimentale. Chi lo ha commesso conosceva molto bene la vittima, è un omicidio di natura sentimentale. Ora, l'esame del DNA è una prova certa ed assoluta, però bisogna sempre sapere a chi farlo. Ecco, io credo da avere capito qualcosa in più. Molto probabilmente ritornerò davanti a questo stabile e chiederò anche di essere sentito dagli inquirenti. Di nuovo, amici, buon proseguimento di giornata a voi tutti da Scienze di Valocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.